Cibo, tradizione e opportunità dell'agroalimentare della provincia di Teramo al centro del convegno organizzato da Coldiretti per la Fiera dell'Agricoltura dal titolo Quale futuro per la zootecnia teramana? L'obiettivo dell'evento è stato quello di approfondire vari aspetti legati a un settore tradizionale che, fortemente radicato in tutta la provincia, oggi vive un momento di criticità ma anche di possibile sviluppo. Sì, un convegno per parlare quelle che possono essere nuove possibilità anche del PSR, in questo momento anche critico per gli allevatori, e per capire quali sono le direzioni per il futuro anche nel settore zootecnico, perché è molto importante per la nostra regione. E non dimentichiamo che siamo conosciuti al mondo per la transumanza, per il modo buono di allevare. È un momento anche probabilmente di transizione e capire quali sono le opportunità da cogliere è fondamentale. Oggi probabilmente si trova anche cogliere l'aspetto tradizionale e unirlo all'innovazione per portare avanti alcuni settori come quello dell'ovicaprino. Il direttore di Coldiretti Abruzzo, Roberto Rampazzo, ha tracciato le linee sindacali per la tutela della zootecnia e lanciato sulla provincia di Teramo la petizione per accelerare la trasformazione in legge del disegno legge sul cibo sintetico. Questa è una preoccupazione che noi come Coldiretti, e purtroppo siamo l'unica organizzazione sindacale che ha acceso la luce su questo grande problema. Un problema che ora come ora è sotto traccia, se ne conosce poco. Noi stiamo facendo una raccolta firme di tutti i cittadini italiani su tutto il territorio nazionale. Il cibo sintetico certamente non è un cibo che per noi umani potrà far bene. Ora come ora abbiamo un bioreattore in Danimarca che con cellule staminali di una vacca morta riesce a riprodurre il latte per tutta l'Europa, latte e i suoi trasformati. Questo ci preoccupa perché c'è, assieme al latte sintetico, c'è anche la carne sintetica, c'è il pesce sintetico. Questo noi per l'umanità siamo molto preoccupati.